Ciao ragazzi, Zefi qui e oggi andiamo a vedere l'ultimo ruolo della serie su come uscire da ogni lega. Se vi siete persi il video dove copro i concetti fondamentali per ogni ruolo, vi invito a partire da quello prima di guardare questo. Vi lascio il link nel primo commento assieme ai link per gli altri ruoli. Prima di scendere nelle specifiche di ogni elo, voglio dire qualche parola per tutti i support. Non fatevi condizionare da chi dice scalare da support è facilissimo. Riuscire ad impattare le partite senza avere accesso a risorse è difficile e carriare da support è un'arte. Dobbiamo fare molta più attenzione ai dettagli e capire come funziona il gioco per manipolarlo in favore della nostra squadra. È sicuramente un ruolo che può sembrare frustrante a primo impatto, ma capendo gli aspetti su cui abbiamo potere e sfruttandoli a nostro vantaggio, riusciremo a divertirci molto in partita, sapendo che potremo carriare da soli senza dover contare su nessuno. Se volete vedere un paio di game plan, vi lascio due video che ho fatto proprio giocando support qui sul canale. Detto questo, direi di partire. Se questa tipologia di video vi piace, ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi per non perdervi le prossime uscite. Iniziamo dal ferro e partiamo con un concetto che ho detto anche per gli altri ruoli, dato che per ora dobbiamo solo prendere la mano e non c'è granché di specifico per ogni ruolo. Dobbiamo infatti guardare video per capire il gioco e fare pratica in partita finché non abbiamo un minimo di dimestichezza con i controlli del campione. Dobbiamo anche cercare di giocare un campione ad alto impatto e che sia autonomo, preferibilmente che porti danni e che faccia kill facilmente. Concentrarsi sul prendere il controllo del campione e avere in mano il suo kit e le sue combo è ottimo per evitare di fare degli orrori nei momenti più cruciali delle partite. Mettiamoci in testa che non siamo un ruolo secondario e che aspettiamo solamente che succedano cose, ma prendiamo in mano la situazione e iniziamo a diventare proattivi. Concentriamoci sull'aggredire nemici che sono davvero fuori posizione, evitando di forzare giocate o di lanciarci nella mischia solamente perché è divertente. Dobbiamo anche capire la nostra posizione e i compiti di base che dobbiamo eseguire quando scoppia una battaglia o un piccolo scontro, cercando di eseguire bene ciò che stiamo facendo. Iniziare a guardare la minimappa diventa importante, dato che il nostro ruolo durante tutta la scalata sarà molto legato al guardare come si muovono i nemici e trovare i loro errori. Se fate fatica a farlo in ogni partita, vi invito a guardare la guida che ho fatto e provare gli esercizi che vi ho messo qui su YouTube. Con impegno e allenamento a lungo termine, la minimappa sarà 100% vostra. So benissimo che si tratta di concetti di base che magari non sembrano chissà cosa, ma per uscire dal ferro ci basta lavorare bene su questi aspetti e farli nostri. Passando al bronzo, iniziamo con un concetto che anche qui ho detto per gli altri ruoli, ovvero cercare di giocare in un ambiente tranquillo e con FPS e connessione stabili. Evitiamo di rankare mentre siamo in Discord con degli amici o abbiamo genitori che ci distraggono durante la partita e cerchiamo di fare due o tre partite ogni giorno, puntando sul farle bene e focussandoci su fare piccoli miglioramenti sugli aspetti che sbagliamo di solito. Cerchiamo di scegliere dei campioni che non richiedono lavoro di squadra per sfruttare il proprio kit. Abbandoniamo i vari Braum, Thresh, Renata e Taric in favore dei seguenti. Se vogliamo fare danni, prendiamo qualcosa come Brand, Zyra, Swain, Xerath, Veigar, oppure anche Morgana e Lux, ma buildandole full AP. Se invece vogliamo ingaggiare, pensiamo ad un Nautilus o una Leona che hanno degli engage molto facili da vedere e da seguire per i nostri compagni, oppure un Blitzcrank per ingaggiare singoli target fuori posizione e portarle al nostro team come regalo. Se invece vogliamo proteggere e far impazzire i nemici perché il nostro team non muore, pensiamo a degli incantatori o dei curatori come Soraka oppure Sona. Una volta scelto il campione, mettiamoci in testa che non siamo il babysitter dell'AD Carry, anche se chiaramente loro vorranno farcelo credere. Iniziamo a comprendere il concetto di essere il support di tutta la squadra. Chiaro, a volte quello messo meglio sarà l'AD Carry e potremo carriare assieme a lui, ma a volte ci saranno altri compagni più utili e potremo cercare di giocare tutta la partita assieme a loro. È importante gestire bene la missione da support, evitando di tenere le stack del nostro oggetto caricate al massimo senza utilizzarle, e finendo così per chiudere i primi 500 gold oltre il decimo minuto o addirittura ancora più in là.
In lane cerchiamo di posizionarci correttamente, senza passeggiare dietro o andare davanti da soli, oppure stando appiccicati alla di carry senza creare nessun tipo di pressione. Possiamo usare i cespugli per zonare i nemici e aggredirli senza che possano reagire in tempo, creando in questo modo dei vantaggi in lane che non otterremo altrimenti se rimaniamo in visione e distanti da loro. Da support possiamo utilizzare gli strumenti di controllo della visione, anche solo per settare delle kill per noi stessi. Infatti nel midgame non serve wardare tutto il pianeta, ma ci basta creare delle occasioni di cui possiamo approfittare noi stessi, in modo da rovinare la vita ai nemici e trovare delle occasioni d'oro. Qualunque cosa succeda, evitiamo di dare la colpa al team o alla AD carry, abbiamo troppe cose su cui possiamo impattare il game da support, e non impegnarsi lamentandosi che il support non è utile è da pigri e piagnoni. Arrivati in argento, se vogliamo raggiungere l'oro, una delle prime cose che dobbiamo imparare a fare durante la laning phase è tradare correttamente e rispondere ai trade dei nemici. Senza spiegare tutto questo, in questo video vi linko un altro video dove spiego proprio i concetti fondamentali del trade per migliorare questo aspetto. Allo stesso modo diventa importante capire quando andare in base, oppure cosa fare alla wave dopo una kill, o anche semplicemente quando vale la pena aiutare la AD carry con il push. Se le cose vanno male, evitiamo di tiltare. Anche se il nostro AD carry fa un errore grave ai primi minuti e moriamo entrambi, non vuol dire che dobbiamo reggiare o impazzire. Si va avanti sereni e si pensa a cosa si può fare, dato che la partita sarà lunga e avremo tanti altri modi di impattarne il risultato. Già dai primi minuti preoccupiamoci della visione al fiume quando stiamo pushando la bot. Iniziare a sfruttare il concetto di prio per poterci muovere nel fiume e prenderne il controllo non solo dà un sacco di risultati in questo elo, ma ci aiuterà anche ad affrontare meglio il nostro compito negli elo più alti. Ad inizio partita scegliamo sempre l'oggetto da support adatto a quella lane, specie per i ranged. Dobbiamo infatti chiederci se saremo gli aggressori oppure dovremo solamente resistere e farmare minion. In questo modo eviteremo di avere dei problemi nel completare la missione in tempo, solo perché io compro sempre quello blu. Prima dei teamfight ricordiamoci di tabbare e cerchiamo di capire da subito quale sarà il nostro ruolo nella battaglia che scoppierà. Il kit dei support è generalmente pieno di utilità, ma sparare tutti i cooldown a caso sul più vicino ad inizio fight solo per metterli in cooldown non è corretto e addirittura rischia di farci perdere attivamente il fight. Sempre nelle battaglie cerchiamo di capire bene qual è il range di influenza delle nostre spell in modo da posizionarci correttamente sia prima del fight che durante la battaglia, e soprattutto se abbiamo dei cooldown relativamente bassi teniamo a mente questo concetto in modo da essere utili durante tutto il fight, dato che raramente saremo il primo focus, il che ci darà modo di lavorare a lungo termine per cercare di vincere la battaglia. Passiamo alla Lega Superiore e se siamo arrivati in Gold, il gioco cambia abbastanza e il livello di gioco diventa già più competitivo. È dove i nostri compagni forse per la prima volta si accorgono che esistiamo anche noi e possiamo iniziare a fare delle azioni sapendo che ci vedono. Ovviamente non succede sempre, ma già molto più spesso rispetto a prima. A questo elo inizia a diventare importante conoscere i matchup che stiamo giocando e capire gli errori dei campioni nemici per poterli punire, sfruttando finestre dove sono deboli. Ricordiamoci che questo vale sia per il support che per la AD carry nemico, quindi dobbiamo studiare bene i kit di entrambi i ruoli. Anche imparare il roaming di base nella laning phase diventa molto importante per raggiungere il platino. Certo, non serve gankare la mid al 2 come in challenger coreana, ma almeno muoverci verso mid dopo il recall, usare grosse ondate crashate bot per spostarci nel fiume e magari addocchiare l'herald attorno al minuto 8 per vedere se possiamo impattare anche quello. Il controllo della visione inizia a giocare un ruolo fondamentale nelle partite. Più il nostro team vede in mappa, meno è probabile che i nemici sorprendano la nostra squadra con kill isolate. Più togliamo visione agli avversari e più è probabile che il nostro team possa fare kill su nemici ignari. Chiaramente questo non vuol dire che ci basta mettere ward e tutto il nostro team magicamente diventa immortale, perché i pirla ci sono ad ogni elo. Ma di sicuro aumentiamo notevolmente le probabilità che il nostro team sia avvantaggiato se vinciamo la guerra della visione contro il support nemico. Altro concetto sempre legato alla visione, dobbiamo cercare di prepararla in anticipo sugli obiettivi in arrivo per avere il massimo delle probabilità di approfittare degli errori nemici che daranno controllo dell'obiettivo.
Quando scoppia uno scontro, o anche subito prima, evitiamo di usare le spell solo perché sono disponibili. Dobbiamo imparare ad usarle in risposta ai veri pericoli e per controllare i nemici nei momenti giusti o per proteggere chi prende danno. Quindi niente scudi a cooldown solo perché il nostro alleato sta facendo qualcosa e niente skill shot che controllano i nemici sparati solamente perché ci va, prima ancora che uno dei nemici effettivamente stia minacciando il nostro team. Cerchiamo di iniziare anche a vedere le sinergie con i campioni alleati durante le battaglie, che sia per chitare assieme e pillare nemici cattivi, o viceversa per ingaggiare e spaccare in due i carri avversari, collaborando con i nostri compagni. Passiamo al platino, e per fare il support in questa lega ci vogliono due palle di Syndra gigantesche. Non solo dobbiamo fare un sacco di progressi per raggiungere un gameplay da diamante in un ruolo che non ha risorse, ma anche cercare di resistere mentalmente alla fiesta per preservare un briciolo di sanità mentale. Per riuscirci, cerchiamo di fare una lista dei nostri errori principali, riguardando ogni replay per capire la causa di ogni morte che abbiamo fatto, e lavoriamoci finché non sono aspetti perfettamente risolti del nostro gameplay. In lane è importante imparare a rispondere correttamente ai trade e mantenere la nostra posizione senza farci mettere i piedi in testa solamente per paura o perché il primo trade è andato male e non vogliamo rischiare di giocare altri trade contro il nemico per paura di sbagliare nuovamente qualcosa. Più riusciamo a resistere nel 2v2 in bot o addirittura essere noi a mettere i piedi in testa al nemico, e più sarà probabile avere controllo del fiume inferiore e iniziare a fare meglio il nostro lavoro da support. Cerchiamo anche di aiutare il nostro AD carry a gestire la wave. Se vuole pushare, facciamola sia spattern prima di lui per fargli raccogliere i CS rapidamente. Se invece vuole impedire il push al nemico, aiutiamolo con degli attacchi base sui minion più alti e così via. In midgame evitiamo di girare da soli, soprattutto se la mappa è ancora molto buia. Certo, la visione è fondamentale, ma morire per cercare di metterla non ne vale la pena. Piuttosto aspettiamo una scorta o quantomeno aspettiamo di vedere i nemici impegnati altrove prima di entrare in un fiume o in una giungla. Questo è un elo dettato dalle morti isolate. Evitiamo di essere noi stessi la causa di alcune di queste morti, rischiando così di mettere indietro tutta la squadra e abbassando le probabilità di vittoria di quella partita. Dato che molti nemici faranno errori di posizione o di rotazione durante le fasi di midgame, possiamo approfittarne creando occasioni d'oro per il nostro team. Per riuscirci, dobbiamo studiare e capire come gli avversari si muoveranno in mappa in base alle wave e agli obiettivi. Praticamente il lavoro che i nostri compagni stanno imparando a fare nel proprio ruolo, noi lo studiamo per capire come i nemici potrebbero sbagliarlo e trasformandole in kill o obiettivi per la nostra squadra. Se pensate di avere un ottimo macro, impegnatevi a migliorare le meccaniche e diventare bravissimi da questo punto di vista. Se invece avete già ottime meccaniche, impegnatevi a migliorare le decisioni di macro e la lettura del game. Se avete entrambi e fate 200 game, non siete sicuramente qui. Siamo arrivati in diamante, e se vogliamo raggiungere il master ci dobbiamo mettere in testa che dovremo fare tanti progressi quanti ne abbiamo fatti per arrivare fino a qui. Una delle prime cose su cui ci dobbiamo concentrare sarà migliorare molto la laning phase nel 2v2. Dobbiamo riuscire a riconoscere piccoli errori all'interno del matchup e punirli senza lasciare tempo ai nemici di rimediare all'errore, e addirittura mettendo sotto pressione i nemici per forzare degli errori, dato che non saranno 100% lucidi e saranno sotto tensione. Sempre riguardante la laning phase, dobbiamo imparare i metodi per prendere il last hit sotto torre assieme alla AD carry. Facciamolo con consistenza e su ogni wave che crasha, così il nostro AD carry si fiderà della preparazione che gli offriamo e l'economia della bot migliorerà tantissimo in matchup sofferenti. Cerchiamo di imparare a cliccare meglio, sia per la lane che per le skirmish e i fight. E non intendo imparare ad usare il mouse, perché se siamo arrivati qui di sicuro lo sappiamo fare, ma intendo masterare la velocità e la precisione dello spam click, per ingannare nemici, tenerli sotto pressione e outplayarli in situazioni chiave all'interno degli scontri. Il roaming in early game diventa fondamentale. E non solo andare mid a fare una kill, infatti dico spesso che dobbiamo praticamente diventare dei secondi jungler.
che invadono, guardano, usano piantine, aiutano le lane a trovare push e recall quando serve, countergankano o proteggono dai gank, eccetera. Se passiamo il tempo in bot, o quando ci stacchiamo dalla bot non sappiamo bene cosa stiamo andando a fare, impegniamoci a migliorare il roaming e la lettura delle lane. Legato a questo concetto, possiamo aiutare tantissimo il jungler a fare meglio il suo lavoro in early game. Sviluppare rapidamente una buona sinergia con il jungler che ci è stato assegnato in quel game, ad esempio seguendolo per gli scuttle, gli invade, i gank e così via, aiuta molto a transizionare nel mid game in maniera pulita e con un vantaggio enorme sulla squadra nemica se la loro coppia non lo fa. Cerchiamo di adoperare bene i ping per shotcallare e suggerire azioni. Ovviamente non impuntiamoci e cambiamo piano d'azione se non veniamo seguiti. Evitiamo di essere testardi in solo queue, ma piuttosto cerchiamo di essere flessibili e adattabili a tutto ciò che succede attorno a noi. A questo punto diventa fondamentale masterare il controllo della visione e smettere di piazzare ward tanto per o di attivare lo sweeper come fosse un tick ogni volta che mettiamo il piede nel fiume. Infatti dobbiamo pianificare il controllo di una zona e collaborare con gli alleati, in primis il jungler, per invadere delle zone e reclamarne il controllo. Se notiamo che la mappa è buia troppo spesso, nonostante ci sembra di wardare, aumentiamo nettamente la frequenza del recall in modo da piazzare visione, resettare e tornare con nuova visione per riuscire a contrastare la guerra di visione che il team nemico sta mettendo contro di noi. Sia in laning phase che in mid game, guardiamo molto le wave, soprattutto quelle in arrivo, e predittiamo le prossime mosse. Se siamo in anticipo e se tappiamo la visione, diventa molto facile girare le situazioni. Soprattutto se ci nascondiamo dietro un muro o in un cespuglio una volta che abbiamo preparato il tutto. Ricordate che il support più letale è quello non visto, ma chiaramente dobbiamo anche riuscire ad essere nel posto giusto al momento giusto. Per migliorare ulteriormente questo concetto, cerchiamo sempre di pensare alle nostre mosse con 2-3 minuti di anticipo. Certo, magari al momento sappiamo in linea di massima cosa fare nei prossimi 50 secondi, ma se spingiamo questo limite possiamo avere un mega vantaggio nella partita a scacchi con i nemici. Per raggiungere il master diventa anche importante iniziare a giocare sulle win condition della comp e del proprio campione in ogni partita, prendendo le decisioni corrette a livello di macro e di strategia, costruendo un game plan che abbia un senso logico. Se possibile studiamo e impariamo a conoscere bene tutti i campioni e i ruoli, in modo da poterci mettere rapidamente nei panni di alleati e nemici e capire cosa stanno per fare e come possiamo trovare la mossa perfetta per noi per impattare quella situazione. Cerchiamo anche di adattare le rune e la build alla draft. Non facciamo tutto a stampino oppure utilizzando Blitz GG, ma usiamo attivamente il cervello per capire che cosa succederà nel game e che stile di gioco vorremmo adottare. Cerchiamo anche di perfezionare i teamfight e l'esecuzione del nostro ruolo nelle battaglie. Il ruolo di support è incredibilmente sottovalutato nei fight e ha potere di controllare tutto il flow dell'azione, che sia da incantatore con controllo delle retrovie e dei nemici cattivi, o che sia da tank con la possibilità di bloccare e rovinare la vita sia in difesa che in attacco. Riguardare il replay dei propri fight capendo cosa i nostri alleati hanno sofferto e cosa è andato bene ai nemici aiuta molto a migliorare questo aspetto. Questo è tutto per oggi. Se volete aiutare i vostri colleghi delle leghe più basse, lasciate un commento dicendo come siete riusciti ad uscirne. E come sempre, per i più tryhard, vi invito a visitare il mio sito coachzefi.com. Grazie a tutti per aver guardato e alla prossima. Ciao ragazzi!